25 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 53 anni, ma il regalo più grande lo ha già ricevuto dal suo pubblico, la prima edizione di Tusico e Vales, a dispetto di una partenza in sordina ha stravinto la gara degli ascolti. La puntata finale infatti ha totalizzato 5 milioni e passa di telespettatori per uno Sky del 27,50 e nel corso della stagione il programma ha toccato picchi di 7 milioni. Maria De Filippi, Anna e Ricca, stilista, amici, conduttrice, riposo, relax, il merito di tanto successo e dei tre giudici fissi, capitanati proprio da Maria De Filippi, che ha avuto anche l'intuizione vincente di chiamare squadra Mara Venier, messa invece in panchina dalla Rai. Mara ha portato la sua energia al servizio del programma di Canale 5 e, si dice, potrebbe tornare anche ad Amici. Il talent è ripartito il 22 novembre, che ora va in onda il sabato pomeriggio. Intanto fervono i preparativi per la scelta dei giudici e dei due capisquadra, tra i candidati Francesco Renga, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni, in vista delle puntate serali, che verranno trasmesse a primavera. Ma una cosa è certa, di sicuro non mancheranno le novità, se c'è una professionista, che si mette sempre in discussione, e che soprattutto ama sperimentare, quella proprio Maria De Filippi. Lo dimostra anche il nuovo formato di Uomini e Donne. Da 5 anni la conduttrice ha scelto di dedicare almeno 3 puntate a settimana a dame e cavalieri, adulti o addirittura anziani, senza però trascurare la versione classica del trono. Solo lei poteva convincere l'attore spagnolo Jonas Berami a cercare l'amore in televisione. E Berami, lanciatissimo dopo il successo ottenuto con la sua opera Il Segreto, accettato per la gioia del pubblico femminile. E non è tutto, nei prossimi mesi infatti partirà una nuova edizione di C'è posta per te, tanto innovatrice del lavoro quanto tradizionalista del privato. Maria De Filippi nel 2015 festeggerà 20 anni di matrimonio con Maurizio Costanzo, che l'ha pubblicamente ringraziata per avergli insegnato ad apprezzare le piccole cose, che la vita regala ogni giorno. Maria infatti, nonostante gli impegni pressanti di lavoro, riesce a trovare il tempo di dedicarsi a suo marito e al loro figlio Gabriele, adottato nel 2004.